sentiamo Cristina Cellini, fantastica fotografa, che si trova di questa volta grado. Si sente? Buongiorno a tutti, mi presento, come ha già detto Claudio, mi chiamo Cristina Cellini, insieme a mio marito ci siamo fatti un piccolo osservatorio nella campagna nord di Ravenna, proprio a ridosso della città di Ravenna. Siamo astrofotografi, cioè la nostra occupazione principale è quella, è un divertimento per noi fare fotografia astronomica. Oggi quando Claudio mi ha chiesto cosa proporre, avevo questa visa pronta, ho detto se volete vi parlo della ripresa dell'elaborazione del Sole. Questa qui è l'immagine che io ho ripreso nel 2015, infatti spero che sia anche un po' di auspicio perché la nostra stella riprenda a darci un po' di bella roba da riprendere, perché adesso siamo due mesi senza macchie totali, quindi speriamo che sia di buon auspicio. Ok, questa è la nostra, questo qui è il nostro osservatorio. Praticamente abbiamo su in alto, questa è la postazione con una lens 212 pollici, che uso da fare soprattutto planetari e galassie. Questa qui invece è la postazione in cui ho dei telescopi più piccoli, ho un focale 130-900 e un 70x50. Questa qui praticamente sono quelle fisse che uso per fare il profondo cielo. Mentre questo qui è il setup che io uso per fare il sole o tutto quello che riguarda la risoluzione. Cambio il tubo per 19-25. Queste immagini che avete visto precedentemente è stata ottenuta per 20-75, a cui abbiamo applicato il filtro coronato Solar Max 60 BF10. Generalmente quando riprendo il sole utilizzo il piccolino, il Pentax per fare la calfa e il grande che è un acromatico, lo uso con il prisma di Herschel per fare il sole luce bionda. Quindi la prima parte che affrontiamo è la ripresa. Per il software di ripresa utilizzo il File Capture, che è un software che si trova gratuitamente in rete, attualmente nella versione 2.6, è un bel software perché, nonostante sia gratuito, permette di fare un sacco di cose. Permette di selezionare il pianeta che sto riprendendo, il filtro che sto riprendendo, e per ogni filtro permette di mantenere le impostazioni che io ho scelto. Quindi, tanto per dire, quando io riprendo il sole, seleziono sole, mi dà le ultime impostazioni che io ho utilizzato. Quindi non è che devo tutte le volte andare a cercare con le impostazioni, modificare le impostazioni. Mi tiene già tutte le impostazioni. Per i pianeti, per ogni filtro, mantiene le impostazioni, perché il filtro rosso si riprende con determinate impostazioni, il verde con altre e il blu con altre. Poi anche il resto dei filtri, perché anche uso gli Airbus, su Venere, su BG12, si usa di Venus. Ci sono, per ogni filtro lui mantiene le impostazioni già fatte, che ho già provato. È molto bello perché mi dice anche, mi permette di selezionare il tempo, che cosa voglio che compaia nel file, nell'estensione del file, che per me è importante, perché io lo faccio, tutte le mie immagini sono principalmente a livello estetico, ma cerco di mantenere comunque anche la parte scientifica, per cui per chi me le chiede, vedo che eventualmente le mie immagini sono utilizzabili anche a livelli scientifici per fare delle misurazioni. Perché mantengo, vedo sempre in che orario ho ripreso, quindi si sa nel determinato orario che tipo di particolari c'erano. Quindi è importante dare con precisione anche l'orario in modo che chi ha bisogno delle immagini possa poi utilizzarle. Altra cosa che è molto bella e importante è l'istogramma. L'istogramma è veramente molto importante perché in base a quello io valuto a che quanto spingere per le altre impostazioni. Perché bisogna sempre tenere conto degli altri di ripresa. Comunque affronteremo lo scrivete dopo. Il filtro coronato sulla Max, la ripresa che io faccio sul sole è una ripresa globale. Si sente delle volte parlare delle parti di riprendere solo le grandi o riprendere solo il particolare sul disco. Io preferisco lavorare sempre sul globale dell'immagine. Per fare questo sono riuscito a
tramite questa lettina qui che ha coronato Solar Max, che per me, ma penso sia anche nei sistemi molto più o meno, trovare, di selezionare la banda passante sulle frequenze delle immagini. Quindi io a forza di fare prove sono riuscito a trovare la banda passante che mi permette di vedere sia il particolare del disco, quindi i filamenti, le zone fabolari, le macchie, sia la parte delle protuberanze esterne. Come le regole? L'importante è vedere innanzitutto in visuale, non è che si vedono, uno mi ha fatto delle domande del tipo, ma quando faccio, come fai a sapere che ci sono? Cioè devi vedere, prima ti guardi in visuale vedi se il filtro è settato in modo corretto, vedi se le, vedi come vedi il particolare del disco, vedi anche le, se ci sono delle piccole protuberanze, l'importante è che siano anche solo accennate, ma che si vedano, perché poi dopo si vedono fuori con il software che uso dopo per le fasi di elaborazione. Quindi è più importante comunque riprendere tutto l'insieme globale, perché diventa poi dopo più semplice l'elaborazione, perché se devo sommare dei tipi di immagine, mi trovo nel punto di congiunzione delle volte delle righe nere che a livello atmosferico non sono belle. E comunque ho ripreso con dei tipi di impostazioni che mi danno due diversi risultati sull'immagine finale. La mia fase di ripresa viene in due parti. Oddio, ho fatto tutto. La prima parte, l'immagine che vi ho mostrato all'inizio, è il disco intero. Il disco intero, usando il PET75, uso il PET75 e ho una Camera mono di ripresa. Usando questa configurazione non riesco a riprendere l'intero disco, quindi devo fare un mosaico. E qui entra in gioco il valore dell'istogramma, perché devo essere sicura di aver avuto gli stessi ARU per entrambe le riprese. Se io ho fatto la prima, mi sono resa conto di quanti ARU avessi, poi faccio la seconda e vedo degli altri ARU diversi, quando vado a formare il mosaico mi trovo un pasticcio, perché poi dopo hanno due luminosità diverse. Sì, le posso anche correggere con Photoshop o con Pencil Pro, però diventa molto più complicato, anche perché comunque il cono di luce che entra nel telescopio già non ha parti più uguali. Se poi non sono neanche stata attenta a riprendere il numero di altri corretti per cambiare le immagini, diventa molto difficile comporre il mosaico dopo. Seconda parte, se il single concede, questa è l'altra nota dolente attuale, perché esistono sempre meno immagini in alta risoluzione per motivo principale, il single. Il single allora, nel 2000, quando io ho iniziato a riprendere, nel 2000-2003, quando ho fatto tutto il passaggio da analogico a digitale, ogni sera era buona, se andavo fuori, immagini strappate a video, anche del sole, sempre immagini molto buone, c'era da divertirsi tutti i giorni. Adesso trovare una giornata che abbia il singolo decente è diventato un'impresa. E mio marito, che segue la parte, diciamo, meteorologica, mi dice sempre, volte, ma non riusciamo mai a prendere, diciamo, se vuoi ti apro, prova, ti monto, prova. Poi dopo mi rende nervoso perché se non c'è sì, che sono proprio cambiate tutte i venti, il modo produttore, è cambiata quando i cambiamenti climatici, anche per quello che riguarda l'astronomia si vede, cioè si vede notevolmente che è cambiato. E quindi le giornate per fare alta risoluzione sono diventate sempre meno e anche il sole viene considerato nell'alta risoluzione. Quindi se il single consente, metto la barra 2x e vado a riprendere se c'è una protuberanza particolare, una zona focolare particolare, qualcosa che risulti interessante da poter riprendere. Allora, quello che vi dicevo prima, per entrambe le riprese dico la funzione dell'istogramma per tenere corretti gli ARU. L'ARU è, non credo di raccontare niente di strano, il valore della camera espresso il valore massimo di luminosità della camera. Per le camere a 8 bit è un valore che va da 0 a 255. Per una corretta esposizione, per quello che riguarda il sole, l'ottimale è su circa un 75% del valore massimo, che si aggira, diciamo, fra i 180 e i 200 ARU. Ci sono delle volte in cui dice perché non spingi di più? Perché in alta risoluzione tutto ciò che è bruciato non è recuperabile. Quindi se io sono arrivata a bruciare dei particolari, quelli non li recupero più. Quindi è sempre meglio che io sia un pochettino più scuro che lo recupero in seconda fase,
piuttosto che avere delle parti bruciate che non sono più in grado di recuperare. La focheggiatura ha invece un'altra parte molto importante, in quanto cambia da un momento all'altro, sempre in base alle condizioni del cielo. Generalmente io faccio una ripresa, faccio il fuoco, una ripresa, faccio il fuoco. Delle volte, se vedo che mi cambia durante la ripresa, rifaccio il fuoco durante la ripresa, perché influisce anche il far rete della camera. Delle volte, quando io sono, sto riprendendo, che cioè non parte la registrazione, quindi diciamo il passaggio dei dati fra la camera e il computer, mi può influire sul fuoco, quindi delle volte è importante, e anche magari migliore, fare il fuoco durante la ripresa, buttare la ripresa e rifarla subito dopo, perché delle volte si ottiene un fuoco migliore in questo modo. Eccolo qua. La lunghezza dei filmati generalmente 60 secondi. Questo perché? Perché 60 secondi con mezzometro o un metro di focale comunque non ho cambiamento significativo dei particolari. Spingendo oltre potrei avere dei cambiamenti significativi, perché comunque la nostra stella è in continuo miglioramento. C'è anche chi fa dei time lapse sulle riprese successive per vedere proprio come si muove la nostra stella e tutto il lavoro che c'è all'interno. Ripresa la nostra, ottenuto il nostro filmato, si passa alla seconda fase, che è la fase di elaborazione. Vi ho segnato qui un software, perché non è detto che io uso solo un software, dipende anche questo da tante cose diverse. Ci sono delle volte che il Singer è peggiore, nonostante io abbia fatto la ripresa, e delle volte magari un software non è capace di darti le armi e di sommarmi le immagini in modo corretto. Quindi io normalmente sul solo lavoro in questo modo, la prima volta provo una Mistac, che sono tutti programmi gratuiti questi che si trovano in rete. La prima volta provo una Mistac, che ho scritto lì, è un software gratuito. Questo secondo la mia esperienza, sul solo restituisce le immagini migliori. Se non funziona, perché non è detto appunto che funziona, le volte se sì che è cattivo, vedi che ti ha messo una parte sopra, una parte sotto, cioè ha fatto un pasticcio, a quel punto mi passo all'AutoStacker 3, che è un programma ottimo per quello che riguarda i pianeti. Infatti per fare allineare i pianeti io uso sempre se avessi parlato dei pianeti che avrei messo al primo posto AutoStacker 3. È un software che è nato principalmente per i pianeti e quindi sui pianeti ha una resa migliore AutoStacker 3. Per quello che riguarda il Sole e anche la Luna, secondo me è migliore AutoStacker 2. Quindi prima faccio quella cosa, se non mi soddisfa passo all'AutoStacker 3. Se non mi soddisfa neanche quello, perché magari sì, è veramente scarso, si torna alle origini. Io vengo, sono praticamente, vi ho detto, iniziato nel 2000, quindi li ho passati tutti i software. Iris 5.59, altro programma gratuito, che non viene più aggiornato dal 2007 più o meno, ma che è ottimo ancora. E per fare tutto l'allineamento bisogna fare manualmente per avere buoni risultati. Questo significa per un filmato da 60 secondi perdere mediamente fra i 3 quarti d'ora e un'ora, perché devi fare tutti i passaggi a mano, devi fare prima il primo allineamento, poi fare il selezionare l'immagine e poi dopo fargli fare un secondo allineamento e alla fine fargli fare la somma delle immagini, tutti danno le istruzioni manualmente e si perde un sacco di tempo. Questo però quasi sempre funziona, quindi generalmente questa qui è la mia ultima soluzione. Ho segnato anche Registrar 6, ma che comunque trovo migliore in 5 ancora rispetto a 6, perché proprio quando le condizioni di sync sono veramente scarse, questo allinea sempre tutto. Cioè se c'è un software che ti allinea sempre tutto e ti tira fuori l'immagine, è il Registrar. Quindi l'ho ancora nominato perché nonostante gli ultimi due siano sì un pochettino datati, comunque sanno ancora fare il loro lavoro. Ottenuto il mio fit grezzo, passo ad un'altra, alla seconda fase. La seconda fase consiste nel tirare fuori le frequenze delle immagini. Io in questo caso, ora chi ha usato Registrar lo sa, esistono i wavelet, sono le frequenze dell'immagine.
Astro Image 5, che però ha un costo comunque contenuto e che è decisamente molto più potente del Registrat. Infatti lavora sulle frequenze delle immagini e sui contrasti delle immagini. Se l'immagine, sono andato troppo avanti, continuo qua, se l'immagine, se sulle immagini sì che era buono, io opererò soltanto sui primi due errori, praticamente abbiamo molto fini, fini, mediamente fini, grossi e molto grossi. Logicamente, se voglio tirare fuori dei particolari belli di un'immagine, io dovrei lavorare sui fini e sui molto fini. Più io salgo con le frequenze di immagine, vuol dire comunque che sì, non era buono. E quindi, comunque, otterrò un'immagine che è più impastata rispetto a quello che vorrei ottenere io. Cioè, se voglio ottenere un'immagine buona, dovrei essere in grado di lavorare sempre sui primi due valori o al massimo sul terzo valore dell'immagine. Il valore che do non è costante, anche questo dipende dall'immagine, quindi bisogna fare delle prove, perché anche questo è subordinato al SIG, quindi bisogna muovere le lette finché io non vedo evitare il rumore. A un certo punto, quando vedo che non c'è più segnale, viene inizia a venire fuori del rumore, quindi è sempre meglio a quel punto lì tornare un pochettino indietro. Prima fase la faccio con l'altra immagine, seleziono le mie frequenze, metto posto i contrasti e ottengo, vi faccio vedere praticamente, questa è la differenza. Questo è il filtro di partenza che avevo subito dopo la somma, l'allineamento e la somma. Questo è il filtro che io ottengo dopo che ho lavorato con l'altra immagine. Vedete la differenza di nitidezza tra le due immagini. Quindi ho tirato fuori la prima parte già di nitidezza. Se ho fatto il mosaico, quindi questo, se ho fatto la parte con la ripresa in particolare con la 2PR, passo automaticamente nell'altra immagine. Se invece ho fatto, devo fare un mosaico, bisogna che prima il mosaico lo compongo con il programma di foto di tocco. Questo sempre nell'ottica di lavorare sul globale dell'immagine. Quindi, se faccio il mosaico, prima compongo il mosaico con il Photoshop o il Microsoft Pro, poi passo in altre immagini per lavorare con le immagini del globale. Questo è il punto che vi ho appena detto, nel mosaico. Finito con l'altra immagine, passo comunque in ogni caso dopo di nuovo nel programma di foto di tocco. Io utilizzo il Microsoft Pro, però la stessa cosa si fa con Photoshop, si vanno a sistemare gli ultimi ritocchi dell'immagine che sono ancora per quello che mi riguarda. A questo punto devo tirare fuori anche le protuberanze che le immagini sembrano un pochino meno marcate rispetto al disco. Per fare questo utilizzo dei plugin della Topaz, che anche questo è un software a pagamento dal costo comunque contenuto, se parliamo sempre di 20-30 euro, sono comunque software dal costo contenuto. Con questi plugin della Topaz, specialmente il dettaglio, il clarity lavora sempre sui contrasti, il dettaglio mi lavora sulle frequenze di immagine. Il dettaglio in particolare ha che posso selezionare se lavorare sulle ombre o sulla parte luminosa del disco o sul globale. Per far venire fuori le protuberanze esterne bisogna che lavoro sulle parti di ombre, quindi mi seleziono solo la parte delle ombre e cerco di evidenziare queste per tirare fuori le protuberanze. Vedete che l'immagine ha un colore, non è più bianca e nera, è diventato colore. Altro passaggio che faccio con il Photoshop, e si fa anche con io faccio un Paint Pro, si fa con Photoshop, perché il tutorial che ho trovato era inizialmente per Photoshop, coloro l'immagine in modo sintetico. Come faccio per farlo? Praticamente tramite la funzione livelli di luminosità. Livelli di luminosità significa che io vado, nella funzione livelli di luminosità posso lavorare sul globale, l'RGB, o posso lavorare singolarmente sul rosso, sul verde e sul blu. Per colorare il sole, come faccio? Vado prima sul rosso e il rosso lo scurisco, praticamente lo mando dalla parte dove diventa più scuro. Lo porto circa nella strada tra metà e la fine. Poi vado sul blu, faccio la stessa cosa, vado dal contrario, il blu vado, lo porto a metà strada da metà verso il chiaro.
e vedo che miracolosamente l'immagine diventa gialla, giallo, viva, rosso. Io cerco di tenerla come la vedo visualmente a Coronado, Coronado da questa colorazione qui. A questo punto, per colorata, dopo che l'ho praticamente resa gialla, per attivare un po', cioè magari c'è un giallo che insomma non è bellissimo, lavoro sulla vivacità. È importante, le volte dico perché lavorare sulla vivacità? Perché comunque anche quando io lavoro con i colori, tutti i passaggi che io faccio applicando dei filtri mi vanno a salvare l'immagine. Quindi io devo restituire l'immagine il colore, diciamo, originale, comunque un colore più brillante. Quindi per riuscire a ottenere un bel colore, dopo praticamente lavoro sulla vivacità, non sulla saturazione, sono due cose diverse, perché le volte quando ti parla è altro la saturazione, no, sono filtri diversi. Il filtro di saturazione tende proprio a saturare i vari colori. Invece, se io lavoro sulla vivacità, la vivacità mi dà soltanto quella brillantezza in più dell'immagine, senza andare a saturare i colori dell'immagine. Vedete a questo punto che l'immagine ha le sue belle protuberanze che sono venute fuori, è la stessa immagine che vedevamo prima, che abbiamo appena accennate. Se io torno indietro a farvi vedere. Vedete? Qui c'erano già, oddio, qui c'erano già quelle protuberanze, erano presenti, soltanto non erano state evidenziate, cosa che io vado a fare con i software successivi, quello che praticamente quello che dicevo di fare in cui della Thomas. Quindi questo per capire che non è importante quello che io vedo immediatamente, quindi che l'immagine non sia molto evidente, cioè l'importante è che ci sia. Poi dopo viene fuori anche cose vari passaggi di software, è importante anche la fase di elaborazione successiva, perché mi permette di ricostruire l'immagine come è stata registrata dal sensore. Quindi questa invece è quella che vi ho fatto vedere, la stessa cosa, colorata nello stesso modo che vi ho detto prima. Spero di essere stata nei tempi. Il fuoco ti rimane più costante, qui il fuoco cambia di continuo
e quindi l'unico è andare, io che guardo video, portando gli occhiali, mi fido diciamo più di mio marito quando fa il fuoco, perché mio marito ha gli occhi migliori dei miei, perché comunque con gli occhiali per quanto sia ho più difficoltà. Se vedo invece, io per esempio a computer, mi regolo molto bene, perché se dovevo andare a fare l'oculare, non sarebbe, il mio fuoco sarebbe inguardabile, me ne accorgo anche dalla rete. Esatto. E l'unico è vedere quando, quando ci sono, allora, diciamo che sul sole si crea riferimento il bordo del disco. Il bordo del disco deve, bisogna guardare che sia proprio bello nitido tagliente. Se il bordo del disco è nitido tagliente, è a fuoco. Quindi quando sono esternamente, sono magari con l'arco coperto, sono sui mani, ecco, lì ci vai un pochettino più approssimativamente. Perché se sei sul bordo, vedi. Se sei sul particolare, già ti diventa, allora magari fai più riprese e poi cambi il fuoco tutte le volte, alla fine ti viene una sola per vedere quella che ti ha preso un fuoco migliore, diciamo. Grazie. Allora. Grazie. 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 Grazie.